subito. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi True Italia ai laghi Golia. Infatti oggi andrò a utilizzare la mia Seika Finesse Limited Ultra Light. Come esca andrò a utilizzare il Ray versione D, sempre di Seika. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Superiamo i 100 like anche per questo video, dunque direi via con il video. Altro che... ci fa meglio così. No, ma con la mia questa non riesco a farlo, per esempio. Già la so da prendere quella là in fondo. Aspetta. Subito. Ho sbagliato pesca. Vedi che devi venire con la canna nostra. Oh. Ah, questa è piccolina però corre. Adesso giochiamo a darmi pari. Comunque se lanciate in fondo ci sono quelle a galla. Ti mangiano subito. Ok, vai. Che bella serata. Pensa a te, oggi è venuto il disastro, sì. Guarda, adesso invece c'è limpido, sono le montagne, tutto, guarda che roba. Comunque a gennaio appena posso, ritorno qua però anche con la canna da mosca. Allora. Vengo preparato. Presa. Eccolo qua, rilasciata. Aspetta, vengo così.
Bestia. Presa. Perfetta. Con il nuovo crank d'aria. Guardate che colori, questo verde. Bellissimo. Col crank d'aria nuovo della Seika. Eccolo qua. Ok. Bene, rilasciamola. E via. Colorazione molto naturale, come vedete. È dotato di calamita per trattenere l'amo in modo da avere lanci più lunghi. Io sono abituato a utilizzare gli spoon e non i crank, però in questa situazione mangiano solo a crank, penso. Cioè, ho provato anche prima spoon, ma niente. Presa. Bella. No. Cavolo, era bella. Presa. No, slamata. Sono molto ma molto attive. Però sono molto ma molto imbranato perché non pesco da troppo tempo. Recupero veramente veramente lento, le trote sono abbastanza in superficie con il crank della Seika. Permette con questo recupero lento di stare sulla zona d'azione, ovvero i primi 30 cm, se no se andiamo a aumentare il recupero possiamo arrivare anche più in fondo, però non è necessario. Porca, è starato. Sta venendo incontro. Presa. Guardate come salta. Questa è bella. Questa è bellina. Eccola qua. Già slamata, mi senza ardiglione. Ok, vediamo. Sta un po' ferma. Eccola qua. Guardate qua. Bella trota, guardate i colori. Vai. Torna. Via. Sto utilizzando il guadino Predator Pro da Tubertini. Vedete, gommata. Bello ampio, può tenere pesci veramente grossi. Guarda, la trota l'ho presa così. Ci sia. L'impugnatura che porta fortuna. Presa. Vedete? No, si è slamata. Vabbè. È la posa che porta il pesce. Vedete? Recuperi così. Con la finesse limited ultralight. Gorilla Silver dello 014, Drax Tubertini 2000 e rilanciamo. Sto facendo un recupero semi regolare con qualche piccola accelerata, ma molto lento. Già il mulinello ha un rapporto di recupero molto ma molto lento, dovrebbe essere un 481 e questo aiuta molto. Presa. No, slamata.
A parte che sto tirando, ma molto lontano, ma non è necessario. Presa. Eccola qua, eccola qua. Ok. Piccolina. No, vai. Eccola qua. Altra trota. Vediamo. Piccolina. Rilasciamola. Via. Ormai ho capito la tecnica qua.